ci sono voluti la bellezza di quasi 30 anni per arrivare a questo punto. Oggi c'è ancora qualcuno che vuole affossare questa struttura, non ama che Catania decolli, magari qualcuno non ama che l'economia dell'isola decolli, e invece devo dire che una struttura logistica, pensate solo al vantaggio di mettere qui i container che oggi stanno ammassati dentro il porto. Tutti i container che stanno più di 48 ore nel porto di Catania devono essere portati qui, così liberiamo il porto, lo facciamo diventare sempre di più un porto naturalmente turistico, e al contrario facciamo vivere questa struttura logistica intermodale che diventa un volano per lo sviluppo della nostra terra. Ecco perché sono qui oggi, per difendere un progetto che sta nel mio cuore, perché per 30 anni l'ho voluto fortemente. La società ha aggiudicato l'appalto dell'interporto di Termini Imerese e ha aggiudicato in via provvisoria l'appalto dell'intermodale di Catania, perché la piattaforma logistica siciliana deve essere completata in tutta la sua interezza, vale a dire polo logistico, intermodale, area di sosta e interporto di Termini Imerese. Per fare questo abbiamo necessità che la società venga ricapitalizzata, cosa che ancora ahimè non abbiamo visto. Ecco, questo è un elemento importante, in sostanza la regione siciliana dovrebbe intervenire. Quanti fondi sono necessari? Guardi, la ricapitalizzazione completa che abbiamo chiesto è 8 milioni di euro, in realtà basterebbe che la regione facesse un piccolo passo per far capire che vuole ricapitalizzare con un primo versamento, e noi potremmo passare immediatamente sia alle aggiudicazioni definitive sia alla contrattualizzazione di Termini Imerese.